siamo a Messe 2013, sta in Yamaka, festeggiamo il 125esimo anniversario. Quello che vedete qui è il Pocket Track V24 che Riccardo Gerbi, che sta dietro la telecamera che ci sta inquadrando, ha usato per migliaia e migliaia di video che ha prodotto. Ora mettiamo via il V24 e mettiamo un nuovo Pocket Track PR7. Quali sono le novità di questo PR7? Davvero interessanti. Innanzitutto partiamo dall'alto, le capsule sono addirittura migliori del V24 a fronte di un prezzo più basso. Abbiamo una funzione interessantissima che si chiama overdubbing. L'overdubbing è una funzione ambitissima dai musicisti perché su una traccia esistente già registrata potete aggiungerci un'altra traccia. Verranno registrate due tracce e alla seconda registrazione vi verrà chiesto se siete d'accordo nel fare il downmix in tempo reale di questa traccia. Quindi vuol dire che una volta fatto il downmix potete riregistrare ancora e così avanti all'infinito. Una cosa interessante, all'interno oltre che esserci metronomo e accordatore utilissimo per tutti per studiare, per accordare la chitarra eccetera, c'è anche la possibilità di inserire marker ed editarli questi marker ovviamente su una traccia già registrata. Questo vi consente anche di, da marker A per esempio a marker B, di mettere in loop una parte che avete bisogno di studiare perché non vi viene, perché non l'ha capito, perché dovete memorizzarla semplicemente. Ora andando nel dettaglio del PR7, andiamo a vederlo dietro. Dietro è dotato di un comodissimo, lasciatemi dire, speaker per risentire immediatamente quello che avete registrato ed essere sicuri che tutto sia andato per il meglio. Più sotto invece troviamo il mitico attacco per posizionarlo su un'asta microfonica e quindi liberarvi le mani e eventualmente suonare, fare la vostra performance. L'alloggiamento per la pila, poi sotto c'è anche l'alloggiamento per una micro SD che può supportare fino a 32 MB di registrazione, gigabyte scusate. Ovviamente il Pocket Track PR7 supporta 24 bit 96 kHz ed è uno strumento veramente molto leggero e molto immediato. Da Francoforte, ciao a tutti, Pocket Track, bye bye!